È il giorno del derby al Dei Marsi. I padroni di casa dell'Avezzano incrociano i cugini dell'Aquila 1927. La classifica dice che sono 5 i punti di distanza a favore dei rossoblù, ma in queste gare, come spesso si suol dire, i valori si azzerano con la voglia, la concentrazione, la cattiveria agonistica e spesso la buona sorte diventano elementi fondamentali per portare i 3 punti sotto il proprio campanile. Ferrazzoli sceglie il 4-3-3 con Senesi, Roberti e De Silvestro, riferimenti offensivi. Aquilani con l'ormai classico 3-4-3 con Banegas e Angiulli sugli scudi da settimane. Il primo squillo è avezzanese. De Silvestro scappa bene sull'out di destra e subito mette al centro per i suoi attaccanti. Il primo ad arrivare in un nuvolo di avversari è Roberti, che con un tocco da attaccante vero trova la traversa. L'Aquila non si scompone e 5 minuti dopo va vicino al vantaggio col solito mancino di Angiulli. Il 6 prende la mira e calcia. Cultraro può solo guardare e sperare. Al 25esimo Angiulli ci prova ancora dalla distanza col solito sinistro. Stavolta la conclusione trova lo specchio, ma Cultraro, seppur in affanno, intercetta l'insidia rossoblù. Passano 4 minuti e ancora l'Aquila prova a cambiare volto al match. Banegas approfitta di una dormita biancoverde su fallo laterale. Mira il 7 opposto, ma la palla finisce fuori. Ora è duello Avezzano-Angiulli, sempre dalla distanza il 6 ci prova, ma stavolta la palla fa la barba al palo sinistro di Cultraro, con quest'ultimo sembrato in controllo. Cultraro che fa benissimo il suo dovere anche al minuto 37, stavolta al cospetto del mancino di Banegas. Il leggero vento forse cambia di pochissimo la traiettoria e il numero 12 fa bene a respingere senza tentare la presa. Al 41esimo anche Verna ci prova da fuori area, ma il suo destro risulta letteralmente innocuo col pallone che viaggia altissimo sopra la traversa. Il primo tempo non regala più emozioni e allora squadre che vanno a riposo sul risultato di partenza. Avezzano partito fortissimo con la traversa del minuto 4, poi l'Aquila in pressione coi tanti tiri dalla distanza che hanno messo a dura prova Cultraro. Nella ripresa la cronaca si apre al 12esimo quando Riglio, caduto precedentemente rovinosamente a terra, riporta un problema alla spalla, così Cappellacci mette dentro Mantini. Poco dopo, da piazzato, il solito Angiulli cerca di beffare Cultraro, ma anche in questa occasione l'estremo di casa non si fa beffare. Al 16esimo Ferrazzoli manda De Silvestro alla doccia anticipata mettendo dentro Tunkara. La gara non è bellissima, le occasioni latitano come spesso accade nei derby, ma a 3 dal 45esimo l'ex di turno Costa Ferreira fa esplodere di gioia i tifosi aquilani. Appena in area il 7 portoghese mira la buca d'angolo alla destra di Cultraro mettendo in rete il vantaggio rossoblù e la definitiva vittoria aquilana. Ora la classifica ha un sapore diverso, inimmaginabile solo 15 giorni fa.